Ciao a tutti, oggi sono qui con un nuovo video e mi vedete in queste condizioni proprio super super casalinghe perché vorrei provare a realizzare con voi l'ombre, diciamo, quindi questa sfumatura ai capelli o chatouche anche, utilizzando questo nuovo set della L'Oreal che fa parte della linea Preférence e si chiama Lo Sfumato. E siccome è arrivato in Italia da pochissimo, perché è arrivato in Italia intorno a metà, fine febbraio, io lo vedevo sempre nei video delle altre ragazze americane che seguo e non vedevo l'ora di provarlo, anche perché io non riesco mai a stare a lungo con lo stesso, con i capelli uguali, no? Quindi devo sempre, sempre, sempre bisogno di cambiare. Perciò ne ho approfittato per fare un video e vedere cosa vado a combinare insieme a voi. Quindi spero che questa modalità di video vi piaccia e andiamo subito a vedere che cosa combino, insomma. Allora, il set, come vi dicevo, è fatto così. E io ho preso quello, lo sfumato numero 2, adatto a castane e brune, quindi dovrebbe essere adatto a me. Leggevo prima sulla confezione che consigliano di farlo appunto per chi ha i capelli lunghi a partire più o meno da qui in giù, invece per chi come me ha i capelli corti più o meno dall'attaccatura degli zigomi. Adesso devo ancora decidere se voglio proprio un effetto sfumato su tutta la lunghezza oppure se voglio solo creare dei piccoli giochi di luce. Ora vediamo. Intanto andiamo ad aprire insieme il contenuto e praticamente dentro ci sono dei guantini neri che io ho sempre trovato troppo fighi, i guanti di lattice neri, cioè sembrano quelli dei tatuatori, cioè mi sono sempre piaciuti tantissimo, vabbè, è una cosa assolutamente stupidissima, ma comunque ci sono questi guanti di similattice, non sono lattice proprio, sembrano più quelli da frutta del supermercato, neri. Poi c'è, beh, l'erogatore della tinta, il classico erogatore. Questo che dovrebbe essere molto più comodo ed è un pettinino, vedete, che dovrebbe essere molto, i miei capelli vanno pettinati, dovrebbe essere molto più comodo per stendere appunto il colore. Poi c'è questo trattamento dopo shampoo, quindi da fare quando stiamo lavando via tutto, che appunto è la fine, ma io ve li faccio vedere come mi vengono in mano. Un utilissimo fogliettino con la guida all'uso che seguiremo passo per passo per evitare di fare dei danni, come spero di non fare veramente, se no mi vedrete pentitissima alla fine del video. Ancora c'è questo che è la crema schiarente, quindi penso che vada poi messa nella boccettina che vi ho fatto vedere prima. E poi c'è questo che è la polvere decolorante, quindi c'è proprio il decolorante. Vabbè, è una cosa che non amo, speriamo non mi escano i capelli arancioni. Ma ci voglio provare perché davvero questo set lo vedevo a tutti e non vedevo l'ora di provarmelo anch'io, quindi vi ho resi partecipi. Prima di tutto mettiamo i guanti. Un'ora come sempre per infilarmi dei guanti. Io poi ovviamente sono tutti troppo grandi per le mie manine piccole, ma fa niente. Da-da. Quindi prendiamo questo che è il flacone rivelatore e ci versiamo dentro questo che andava tagliato prima. Io non l'ho fatto, ma ora lo faccio subito. Andiamo ad aprire questo. Versiamo questo. E aggiungiamo questa che è la crema schiarente. A questo punto agitiamo il flacone. Una volta che abbiamo agitato per bene tutto, gli do un'altra riagitatina. A questo punto lo stappiamo. Da-da. Oddio, mi sta colando tutto, comunque ci versiamo sopra questo. Che dovrebbe uscire in modo deciso. Eccolo qui, ce l'abbiamo fatta. Lo prendiamo. Lo prendiamo e iniziamo a schiarire. Io voglio appunto schiarire questa zona qui, quindi inizio a passarlo qui. Mamma mia, ha una puzza tremenda. I think it's time that we decide. Love is our friends, and we would be fools not to follow what our hearts suggest. So think you're over. E dice praticamente di continuare a pettinarlo una volta che si è steso, quindi col pettinino andiamo a distribuirlo meglio. E adesso che ho finito l'applicazione appunto su tutte le punte, bisogna stare dai 25 ai 45 minuti in posa e aspettare appunto che lo schiarente faccia effetto. Vediamo poi che cosa viene fuori, speriamo in bene.
Eccomi qui, questo è il risultato finale, quindi i capelli sono venuti così. In realtà non è proprio non si vede tantissimo, è un risultato molto molto naturale e sinceramente credo di preferirlo a non avere avuto proprio un risultato tipo tac, netto, taglio bianco e così. Pensavo mi venisse molto peggio vedendo come avevo steso il prodotto e invece evidentemente è venuto abbastanza carino, secondo me. Poi non lo so, fatemelo sapere anche voi cosa ne pensate e magari fatemi sapere se anche voi l'avete già provato, se vi avevano incuriosito appunto dei video che avevate visto o anche solo la pubblicità. Io devo dire che ne sono rimasta abbastanza soddisfatta. Il tempo di posa in cui l'ho tenuto è stato circa di 30-35 minuti, non sono arrivata a 45. Probabilmente tenendolo di più avrei ottenuto una schiaritura ulteriore, ma a me, sinceramente va benissimo questa, che è proprio un effetto, vedete, molto naturale, quasi molto morbido ed era quello che volevo io, cioè un effetto non troppo pacchiano e non troppo vistoso. Perché avendo questi capelli corti diciamo che si sarebbe notato tantissimo, forse su una persona con i capelli più lunghi e magari anche un po' mossi è un effetto che rende ancora di più e sta molto meglio. Su di me devo accontentarmi, pian piano i capelli stanno crescendo e se smettessi di stressarli probabilmente crescerebbero ancora di più, ma io non riesco, in pratica devo sempre fare qualcosa ai capelli, ma ormai ve l'ho già detto. La cosa che mi piace è che comunque pur essendo una decolorazione va a toccare solo le punte, cioè tutta questa parte dei capelli non ne viene intaccata minimamente e quindi sicuramente è una cosa un po' più delicata e meno intensa, nel senso che le radici comunque tendono a non essere sforzate o stressate troppo e questa è un'altra cosa che secondo me va a vantaggio di questo tipo di chatouche o ombre, chiamatelo come volete. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Se volete vedere altri video simili, mettete mi piace e se vi va iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!